Carissimi, siamo convocati alla presenza del Signore oggi sulla base di queste splendide parole di San Paolo che abbiamo appena ascoltato, i primi 12 versetti del capitolo 14 che ci apprestiamo a meditare. È bene tenere il testo sotto lo sguardo per capire bene alcuni passaggi, perché come sempre occorre penetrare nello spirito in uno stile e in un modo di esprimersi che appare un pochino distante, come sovente accade con il mondo biblico, dal nostro. Ma le cose che stasera dice San Paolo sono veramente straordinarie, e non dimentichiamo mai che è Dio che ci parla attraverso San Paolo. Per comprendere innanzitutto il senso, oltre che il titolo di questa meditazione, bisogna proprio partire dagli ultimi versetti. Ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Frase da stampare, anzitutto a caratteri cubitali nel nostro cuore, e magari anche prevedere qualche posto dove collocarla e ogni tanto andarsela a ripassare. Noi dovremo rendere conto di noi stessi a Dio, sia di quello che noi facciamo, sia delle reazioni che provochiamo con il nostro operato negli altri, sia di quello che noi pensiamo e andiamo giudicando, quasi sempre in maniera sbagliata e temeraria, del prossimo. E infatti, dopo questa esortazione, l'ultimo versetto dice: d'ora in poi non giudichiamoci gli uni gli altri, non giudichiamoci più. Piuttosto fate in modo di non essere causa di inciampo, di scandalo per il fratello. Ecco, anche questo versetto è proprio un'ottima lente di ingrandimento per rivedere in maniera retrospettiva tutto quello che precede. Quindi non giudicare il prossimo. Perché? Allora, di cosa parla San Paolo in questo versetto? No, andiamo a rileggere proprio passo passo tutte quante le esortazioni. Anzitutto, accogliete chi è debole nella fede senza discuterne le opinioni. Numero uno, chi è debole nella fede. Quando una persona si avvicina al Signore, già un miracolo che si è avvicinato. Sicuramente tante sue opinioni, modi di pensare secondari saranno sbagliati. Che cosa fare con chi ha, a volte anche grossolanamente sbagliate? Adesso vedremo gli esempi che fa San Paolo. Cosa devo fare con questo? Aggredirlo? Giudicarlo? E dirgli: guarda che non fare così, questo è sbagliato, guarda. Quando uno è debole nella fede, senza discutere le opinioni certamente sulle cose che non sono di fede, appunto. Perché? Perché si lascia il tempo alla grazia di Dio di far capire certe cose, piano piano, gradualmente, senza fare violenza. Gli esempi che fa San Paolo, dice: uno crede di poter mangiare di tutto, l'altro invece che è debole, ecco chi è debole nella fede, mangia solo legumi. Allora, come dirà anche qui, non esistono cibi proibiti. Sapete che nell'ebraismo c'erano dei cibi proibiti, nell'islamismo tuttora adesso ci sono dei cibi proibiti, in tante religioni ci sono dei cibi proibiti, perché si pensa che certi cibi chi lo sa che c'hanno, chi lo sa che fanno, eccetera eccetera. Il cristianesimo annuncia: non esiste nessun cibo proibito, si può mangiare tutto, addirittura è un esempio che abbiamo visto nelle ore sante precedenti, pure le carni immolate agli idoli si possono mangiare, perché tanto l'idolo non esiste, quindi che quella carne sia stata sacrificata in un banchetto pagano, io me la posso mangiare tranquillamente, perché tanto quel Dio pagano non esiste, non succede niente. Però chi è debole nella fede ancora pensa: forse questo non me lo posso mangiare perché non si può. E che cosa dobbiamo fare?
andargli a dire: ma brutto sciocco, non capisci niente, guarda che la nostra fede ci dice che si può mangiare tutto. È vero che si può mangiare tutto, ma quel poverino ancora non ci è arrivato in questa libertà. Vuole campare ancora in questa maniera limitante, che pensa che questo si può e questo non si può. Lascialo fare, non si va all'inferno per queste cose. Il Signore piano piano gli farà capire. Ecco il secondo passaggio: colui che mangia non disprezzi chi non mangia. L'importante è che chi si mangia tutto non dica: guarda questo povero mentecatto, ancora sta appresso a queste cose, che non si mangia questo e non si mangia quell'altro. E al contrario, chi è in queste cose, quindi colui che non mangia, non giudichi chi mangia, non dica: quello si mangia anche questa cosa, ah no, questa cosa non si può mangiare. Vedete quanto è importante che ognuno pensi alle cose proprie. Perché San Paolo sta dicendo questo? Attenzione, questo è un passaggio, io prego lo Spirito Santo, ma non per me, che vi faccia comprendere bene queste cose che il Signore ci sta dicendo. C'è qualcuno di questi due forse che pecca? Non pecca nessuno dei due, perché quello che mangia tutto, avendo aperto il cuore alla pienezza della liberazione, mangia tutto nel Signore, ce lo dirà San Paolo, ringraziando di tutte le cose buone che il Signore ci ha dato. Quello che non mangia, siccome pensa che alcune cose non si possano mangiare perché Dio non vuole che si mangino, non mangia per amore del Signore. E quindi sapete che succede? Che davanti a Dio tutti e due sono graditi, anche se uno oggettivamente fa una cosa più perfetta, quello che mangia tutto, e quell'altro fa una cosa più imperfetta. Il Signore ce le faccia capire queste cose. Guardate che se capissimo queste cose avremo una vita bellissima. Non staremo tutto il giorno a occuparci di cose che non ci riguardano, a stare a guardare quello che fanno il prossimo. Ancora, dice, versetto seguente: chi sei tu che giudichi un servo che non è tuo? Dio ha accolto anche lui, anche quello che non mangia. Un servo che non è tuo, cioè, capito che ci stiamo dicendo? Un altro essere umano, un mio fratello, non può essere giudicato da me. Io sono un servo come lui. Chi è che giudica? Uno solo è il giudice. Perché uno solo è colui che conosce le intenzioni profonde dei cuori. Quando Gesù ha detto che noi non possiamo giudicare, perché non ne abbiamo la, a parte che non abbiamo l'autorità, cioè io posso essere anche un prete, magari, cioè, ma io sono oltre che un prete, sono un essere umano, sono uguale a voi in quanto essere umano. Non ho mica l'onniscienza di Dio o la capacità di leggere i cuori. Come faccio io a giudicare le intenzioni profonde di un mio fratello? Non lo posso fare. Non ne abbiamo né l'autorità, ma neanche la possibilità. Il giudizio umano è sempre sbagliato, proprio intrinsecamente, perché non può essere giusto, perché non guarda nei cuori. Chi sei tu che giudichi un servo che non è tuo? Stia in piedi o cada, il tuo, ciò riguarda il suo padrone. Tu non ti devi preoccupare degli affari degli altri. Ci pensa nostro Signore agli affari di quel tuo fratello. Non riguarda te la sua vita sotto questo punto di vista. Ma starà in piedi, dice, perché il Signore ha il potere di tenerlo in piedi. Non ti preoccupare, che il Signore si prende cura di quel tuo fratello, anche se sta sbagliando, e piano piano gliele farà capire le cose, anche attraverso il tuo esempio, forse, purché sia solo un buon esempio e non un modo con cui dai addosso al comportamento altrui. Ancora un altro esempio: c'è chi distingue giorno da giorno, chi invece li giudica tutti uguali, e ciascuno però si afferma nella propria convinzione. I giorni, no? C'è chi pensa che ci sia un giorno più santo e un altro giorno di meno, d'accordo? Sono sciocchezze queste qua. Cosa dice San Paolo? Chi si preoccupa dei giorni lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto mangia per il Signore, dal momento che rende grazie a Dio. E chi non mangia di tutto però non mangia per il Signore, abbiamo già visto, e rende grazie a Dio. E conclude: nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore, sia che viviamo sia che moriamo siamo del Signore.
Cioè la cosa importante, anche quando si avessero opinioni su temi secondari sbagliati, non esistono giorni più belli e giorni meno belli. I giorni sono tutti bellissimi. Se c'è un giorno più bello è la domenica e le solennità, perché sono santificate dalla potenza della liturgia della Chiesa, ma di per sé non è che c'è un giorno meglio, un altro giorno meno buono. Ma se qualcuno si porta delle tradizioni, delle cose che ha ereditato, non fa niente. Magari pensa anche che un giorno sia più bello, magari dice, sai, il 25 è il giorno più bello perché il 25 è il giorno di Natale, è il giorno dell'Annunciazione, o il 19 è il giorno di San Giuseppe. Vabbè, non succede niente, non succede. L'importante è che dietro queste cose ci sia io vivo per il Signore, cioè mi uniformo a queste non per superstizioni o credenze umane, ma motivato da motivazione di fede, e questo soltanto il Signore lo può vedere, noi non possiamo vederlo. San Paolo lo sa bene, quando San Paolo andava a fare le scorribande prima di Damasco contro i seguaci di Gesù, ma lui lo faceva per amore di Dio. Lo faceva per amore di Dio, pensava che i seguaci di questo profeta di Galilea fossero degli eretici e che bisognava per amore di Dio fermarli, che stavano distruggendo la santa religione di Israele. Lui pensava di fare bene. Uno che lo vedeva da fuori poteva pensare: questo è un pazzo, questo è un fanatico, questo è sicuramente nell'errore, questo è un servo del diavolo perché sta andando contro i discepoli di Gesù. Ma nel cuore di San Paolo non c'era questo. E Dio ha guardato a questa sua intenzione anche per concedergli la grazia di poter riconoscere il suo errore, e l'ha fatto quando ha ritenuto opportuno, quando era giunto la sua ora. È stato il Signore a farlo cadere da cavallo, non sono stati altri uomini. Prosegue ancora San Paolo: ma tu perché giudichi il tuo fratello e perché disprezzi il tuo fratello? Noi ci presenteremo tutti quanti davanti al tribunale di Dio. Cioè, noi, io, non. San Paolo dice in un altro passaggio: guardate che nessuno mi giudichi, Il mio giudice è il Signore. Io non rispondo a voi delle cose che faccio, io rispondo a Dio delle cose che faccio. E a mia volta io non metto nessuno sul banco degli imputati, perché quel mio fratello risponde a Dio di quello che fa. E se proprio non possiamo fare a meno di giudicare qualcuno, questo dobbiamo sempre ricordarlo, dobbiamo sempre sapere che le intenzioni del prossimo si devono sempre giudicare nel bene. Noi dobbiamo pensare che quando non si tratta, è chiaro che se una persona fa un peccato oggettivo, cioè non è che uno può dire quello sta dicendo una bestemmia per amore di Dio, questo non si può dire, ma appunto le cose che non sono intrinsecamente buone o cattive, o che sono magari ambigue, noi dobbiamo sempre pensare che quella persona le sta facendo per amore di Dio, e se c'è altro non mi riguarda, lo giudicherà il Signore. A Dio solo si deve rendere conto. Quindi io devo fare attenzione a non che se c'è qualcuno che si scandalizza di una cosa che io faccio, e magari quella cosa non c'ha niente di male, questo è debole nella fede, questo San Paolo spiega anche altrove, meglio è che io smetto di farla. Dice: ma non c'è niente di male, sono affari suoi, è un atto di carità, lasciamo perdere. Ecco, però invece il contrario, quindi quando qualcuno fa una cosa che mi potrebbe far pensare male, io male non devo pensare male, mai. Se qualcuno pensa male di quello che faccio, a meno che non ci sia una volontà di Dio sicura e certa, eventualmente posso anche farne a meno, ok? Se invece qualcun altro mi farebbe pensare male, io mi interdico il pensiero cattivo e dico: sicuramente c'ha buone intenzioni, e il resto lo giudica il Signore. Se noi provassimo a fare questo, proviamo a pensare, anche qui in un piccolo centro, immaginiamo quanta sarebbe migliore la vita in un piccolo centro se tutti riuscissero a fare questo. Ah, sicuramente sarebbe una vita meravigliosa e non ci sarebbero tante brutte cose che purtroppo capitano a causa di facili giudizi, di puntamenti di dita, ecco, contro i peccati del prossimo, che fanno tanto male.
e che il nostro Signore non vuole per nessun motivo.